Buongiorno a tutti, oggi diciamo così volevo parlare su due cose che mi stanno veramente a cuore, su due cose diciamo così che riesco a interpretare in maniera mia e che in evidenziano, diciamo così, due fattori molto importanti della nostra mente. Ecco, come dicevo precedentemente nei video che ho fatto prima, esistono due fasi molto importanti di noi stessi, però uno è una fase diciamo così dove la si sviluppa fino a una certa età della nostra crescita, e uno è una fase diciamo così che si sviluppa nella fase della nostra vita, magari quando si è appena appena un po' più grandicelli. Però non tutti riescono ad appropriarne di questa fase di crescita, di questa fase di cambiamento interiore, e queste due fasi qui, queste due cose molto importanti sono i sentimenti, che sono una cosa, e la ragione, che è un'altra. Sono due cose completamente distinte e separate, sono due cose che navigano. A noi all'apparenza ci sembra che navigano insieme, invece sono due cose che completamente separate. Ecco, ricordo bene che in vari avvenimenti, quando nostro padre predicava, quando Gesù predicava, ecco, lui ne parlava di questi avvenimenti qua, di queste piene trasformazioni che ci sono dentro di noi. Ecco, quando noi ci facciamo attenebrire, ci facciamo sopraffare, ci facciamo oscurare dai sentimenti, automaticamente perdiamo tutto ciò che ci sta sotto il nostro controllo, ok? E non facciamo sì che quello diciamo così che è nostro, cioè ci facciamo sopraffare da macchinazioni che stanno dentro di noi, che non servono completamente a nulla. Invece la ragione può essere sviluppata in varie cose. La ragione la si sviluppa nel concetto, quando si capisce la vera amicizia fra due persone, la vera amicizia con la tua famiglia, la vera amicizia con tuo figlio, la vera amicizia con chi ti sta attorno, la vera amicizia con le persone, cioè a te più care, e che riescono ad appropriare dalla tua amicizia. Quindi automaticamente la ragione che dentro di noi si sviluppa è quando noi eliminiamo tutti i pensieri, tutte quelle macchinazioni, tutte quelle cose tra virgolette negative che tendono a portarci in maniera di pensiero automaticamente negativo. Invece quando noi appropriamo di questa ragione qui, appropriamo della nostra ragione vera e propria, è come una cosa, no, che non ha muri, non ha barriere, non ha confini, non ha mete, addirittura. Io mi pongo delle domande. Tante volte non è il modo
come fai una cosa, tante volte è il perché fai quella cosa. Quindi non è il modo che tu devi fare la cosa, ma è il perché devi fare questa cosa. Quindi automaticamente è come se noi stessimo dicendo: io devo fare questa cosa perché allora vedremo delle cose diverse, guarderemo le cose in un'altra prospettiva, in un'altra faccia completamente. Noi non abbiamo a che fare con, cioè noi non dobbiamo, il primo io non devo continuare a vivere questa vita guardando tutte le cose negative, diciamo così, che tendono a scoraggiarci, ad abbatterci, a demoralizzarci, a dirci che noi non ce la possiamo fare, a dire che noi non possiamo, no, cioè non esiste niente, diciamo così, che un essere umano non può fare. Non esiste niente nella faccia della terra che ti può dire che un essere umano non è capace a fare una cosa. Non esiste niente nella faccia della terra che ti può dire che tu quella cosa lì non la puoi fare. Ricordiamo quello che stavo dicendo prima, il perché di questa cosa, vede la cosa in maniera prospettiva completamente diversa. Quindi automaticamente noi non dobbiamo pensare il negativo, non dobbiamo pensare la sconfitta, non dobbiamo pensare che, diciamo così, io faccio questa cosa qui, però così, però colà, però questo qua e però quello là. Il dialogo tra le persone, il dialogo con chi ci sta attorno, il dialogo con le persone a noi più care, sia in presente che in futuro, che in passato, che hanno percorso la nostra vita, è una chiave di amicizia, è una chiave di comunicazione. E quindi non dobbiamo vedere le cose in maniera sbagliata. Il primo io devo imparare a sapere accettare tutto quello che mi sta attorno, che secondo me non è niente male, secondo me non c'è niente di così sbagliato. Però tante volte l'uomo è arrivato al punto di continuare, continuerà e continueranno, ma non è l'uomo che fa questa cosa, è quello che stavo dicendo prima, è il pensiero sbagliato di poter, diciamo così, prendere in mano la propria vita, prendere in mano tutto quello che ci sta attorno e accettarlo così com'è. Noi non possiamo cambiare nessuno, noi non possiamo cambiare chi ci sta attorno, noi possiamo solamente cambiare, perché se noi cambiamo, io lo sto continuando a vivere nella mia vita, questa cosa qui. Se una persona cambia, cambia tutto quello che ti sta attorno. Se una persona ha questo cambiamento, cambia tutta la prospettiva che ti sta attorno. Quindi non siamo noi che dobbiamo cambiare gli altri, ma siamo noi che dobbiamo cambiare per avere un qualcosa al di fuori. Quindi automaticamente prendo consiglio di questa cosa qui. La prima persona che deve accettare questa cosa qui sono io. Vi saluto e spero di farne altri video. E vi ringrazio con tutto il cuore. Ciao.